Siamo qui a Paullo, in provincia di Modena, con uno dei più grandi campioni degli ultimi anni, con Luca Toni. Ciao Luca. Buonasera. Ciao. Allora, siamo qui per una serata di beneficenza, no? Perché hai donato 20 cucce al canile di Paullo. Che impressioni hai di questa serata? È sempre un piacere venire qua dalle mie parti e vedere tanti amici. Poi sono molto legato a questo progetto, quindi sono contento di aver donato loro e penso sicuro di essere qua questa sera, perché così almeno aiutate un po' di gente e speriamo che così abbiano un po' di aiuto con tutti questi cani che hanno bisogno. Sai che ovviamente questa tua visita a Paullo coincide con anche con la partita della nazionale che venerdì giocherà contro l'Estonia. Ci pensi ancora alla nazionale anche in vista degli Europei dell'anno prossimo? Non ti Ma vediamo, dai, adesso l'importante è star bene, tornare a fare gol. Ormai io ho giocato tanti anni in nazionale e mi sono tolto quelle soddisfazioni, chiaro. Se farò molto bene quest'anno e altri attaccanti faranno male, sì, però è giusto anche per spazio ai giovani. Ecco, da questo punto di vista, il tuo obiettivo per la prossima stagione? Raggiungere la doppia cifra? Ma sì, Giocare. più che raggiungere la doppia cifra, mi piacerebbe finire la carriera con una bella vittoria. Siccome sono in una grande società, mi piacerebbe vincere con la Non dirmi che è vittoria. l'ultimo anno, però. No, 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 però mi piacerebbe chiudere. Ho vinto abbastanza, però vincere una cosa in Italia mi piacerebbe. Sai che oggi ovviamente hanno ufficializzato, la Juve ha ufficializzato Antonio Conte, un parere, Vabbè, è un allenatore che conosce bene l'ambiente, è stato il capitano della Juve vincente, quindi sa quello che bisogna fare, soprattutto è uno juventino dentro, quindi penso che ci possa dare una grande mano per cercare di portare la Juve a quei livelli che era prima. Non è che dopo la Juve vieni qua a Modena magari per riportare il Modena in Serie A? No, tanto spero che quando sono tornato qua a Modena, il Modena sia già in Serie A, quindi non c'è bisogno di portarlo su. Ok, grazie mille Luca. Prego.